Nostra Signora di Lourdes, Vergine del Santo Rosario. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Prega per noi, Nostra Signora di Lourdes, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Iniziamo con il canto Chiesa di Dio. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù, sole di giustizia, sorto da Maria, aurora della salvezza, sia con tutti voi.
Benvenuto Eccellenza oggi qui nella chiesa dell'ospedale che è parrocchia. È commovente per me è la prima volta che sono qui perché sono qui da pochi mesi. E la commozione data dalla sua presenza, dalla presenza dei due sacerdoti con i quali insieme lavoriamo qui all'ospedale, Don Maurizio e Don Riccardo, gli amici della Cappellania, Unitalsi, i tanti operatori sanitari che sono qui presenti. Credo tutti per affidare a Dio una realtà che è la fatica della sofferenza. Ma ieri, intanto che il fiorista preparava questi fiori, mi veniva in mente che anche nella sofferenza può nascere un giardino fiorito. E il giardino fiorito è dato da chi si prende cura col suo lavoro, con il volontariato, con il tempo, con la passione, con l'umanità che ha, senza avere magari titoli qualcuno, ma con il desiderio di bene, del bene dell'altro. E allora può fiorire un giardino anche nella fatica. Allora grazie a tutti di cuore. E affidiamo alla intercessione di Maria, oggi in ricordo delle apparizioni a Lourdes, affidiamo a Maria tutto il mondo della sofferenza e oggi con questa Eucaristia e la sua visita anche ad alcuni operatori affidiamo la giornata mondiale dell'ammalato. Grazie a lei e grazie a tutti. Mi unisco alle parole di Don Marco e aggiungo soltanto il saluto a chi ci segue da casa attraverso la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Sono tanti i malati in ospedale, nelle case di cura, ma tanti anche i malati, gli infermi, gli anziani che vivono forme di disagio, le persone con disabilità nelle nostre case. E davvero questa è un'unica grande parrocchia che impara dall'ospedale ad essere chiesa, come ci dice Papa Francesco, ospedale da campo, luogo che accoglie chi non ce la fa e se ne prende cura. Ma ciò che più ci rende incapaci di farcela è il nostro peccato, il nostro egoismo, ciò che nei sani ci rende inconsapevolmente malati nell'anima. Di questo chiediamo perdono, chiedendo l'intercessione della Vergine Maria per la nostra salvezza. Signore, Figlio della Vergine, che hai preso su di te le nostre sofferenze e hai portato i nostri dolori. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che nella tua bontà verso tutti sei passato beneficando e sanando quanti erano prigionieri del male, Christe eleison, Christe eleison. Signore, che hai detto ai tuoi apostoli di imporre le mani sugli infermi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda.
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
Potrà sembrare una battuta, ma ascoltando il capitolo 2 del libro della Genesi scopriamo che all'inizio dell'umanità c'è un intervento chirurgico. Il Signore Dio, che apre il costato di Adamo, prende una costola e plasma per lui Eva. Addirittura si specifica che gli fece anche l'anestesia. Fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Quindi siamo nel luogo adatto per scoprire il senso della vita umana. Perché questo intervento? Perché questa operazione? Qual era la patologia che era stata diagnosticata da Dio sul primo uomo? La solitudine. Si era già ammalato. Appena creato, l'uomo nasce malato, malato di solitudine. Per quanto avesse all'intorno il giardino, le montagne, i mari, gli uccelli, i pesci, che noi consideriamo oggi spesso più innocui, più amici dell'uomo, quanto sarebbe bello avere ognuno il suo piccolo zoo personale in cui stare tranquillo e non litigare con nessuno, segno di come la malattia della solitudine ancora ci entra dentro il cervello. Dio s'accorse che non era bene che l'uomo restasse solo. L'uomo non è fatto per essere solo. E crea la donna. E la donna e l'uomo danno vita al mondo. Questo è il disegno originario. La pandemia ci ha costretto a riscoprire questa grande verità. Perché sì, il virus è pericoloso, giustamente abbiamo tutte le cautele, abbiamo sofferto chi la malattia, chi il lutto di persone care, ma proprio quest'ultima esperienza ha fatto toccare con mano il dramma della solitudine. Non poter essere a fianco dei nostri parenti malati in ospedale. Non poter essere lì a stringergli la mano nell'ora della morte. Per qualcuno addirittura veder portar via la bara e vedersi tornare un'urna di ceneri. È stato un dramma che genera in noi un sottile senso di colpa collettivo che dobbiamo elaborare per imparare la lezione. La lezione a prenderci davvero sempre più cura gli uni degli altri, a farci compagnia nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Siamo tutti un po' sposati gli uni agli altri. Quando sei in ospedale, gli amici, i medici, gli infermieri ti diventano più importanti dei parenti. Quando sei solo a casa e non hai chi ti porta da mangiare, se arriva un volontario della Caritas o di un'altra organizzazione, non te lo dimentichi quel gesto. È nel bisogno che sperimentiamo la potenza della relazione umana, della solidarietà, della cura vicendevole, del corpo, della mente e dell'anima. Anche la vicinanza spirituale ci è necessaria. E allora preghiamo in questa giornata del malato, sì, per i medici, gli infermieri, per tutti coloro che hanno scelto come professione e vocazione nella vita questo settore della società. Ma non lasciamoli soli in questo settore, non facciamone un ghetto davanti al quale viene da dire, poveretti quelli che stanno in ospedale, speriamo che non ci capiti mai. No. Il ragionamento da fare direi che è tutto un altro. Farci carico gli uni degli altri, sentire che ci riguarda. E allora non ci capiti di cadere nel peccato di lasciare nella solitudine chi opera in questi ambienti, di non dimenticare l'esperienza di questa stagione della vita sociale, facendo sì che il mondo ripensi se stesso, le priorità, l'investimento delle risorse, le cose da fare nella politica, nell'economia, nella vita personale,
a partire dalla certezza che la malattia esiste, che la morte ci fa visita e che non sempre lo fa in guanti bianchi. C'è un secondo e ultimo messaggio che voglio sottolineare dalla pagina del Vangelo. Gesù stupisce perché la sua parola, la sua presenza guarisce i malati, libera da ciò che affligge il cuore umano, spiriti impuri, possessioni diaboliche. Una donna straniera, di lingua greca, di origine sirofenicia, andò da lui, si gettò ai suoi piedi, lo supplicava di liberare sua figlia. Noi ci aspetteremmo il massimo della commozione e della prontezza da parte di Gesù nel venire incontro a questo desiderio di una madre che non sa più cosa fare. E invece Gesù le risponde: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quel prima tocca un'altra ferita che abbiamo sperimentato. Ci sono qui medici che sono stati in prima linea e hanno dovuto prendere delle decisioni a volte, quando non c'erano tutte le attrezzature per tutti i pazienti, per tutti i malati. Adesso siamo meno impauriti, più attrezzati, ma quelle situazioni si ripropongono anche in altri modi. Situazioni in cui c'è da decidere cosa far prima, chi far passare prima, a chi rivolgere prima la propria parola, la propria attenzione. È terribile pensare a scelte del genere. Il prima di Gesù istintivamente era quello che aveva imparato da buon ebreo: prima gli ebrei, poi gli stranieri, prima i figli, poi i cagnolini. Ma quella donna lo educa, converte Gesù, gli apre il cuore al vero pensiero di Dio. Ma Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli, mi basta una briciola. Che fede! E Gesù le riconosce questa fede. E lei torna a casa e la figlia è liberata, è salva. Cosa significa per noi oggi? Significa davvero che ci salviamo solo tutti insieme. Significa che se c'è un prima è quello del più debole, non del più scomodo, del più povero, non del più ricco, del più solo, non del più amato. Vanno capovolti i nostri prima perché assomiglino a quelli di Gesù e non scartino nessuno. La coperta sarà corta, non arriveremo mai a tutti, ma il nostro cuore sarà in pace perché seguendo questa verità si moltiplicherà la fantasia dell'amore e ci stupiranno le risorse che verranno in campo, perché non avremo fatto prevalere l'egoismo, il privilegio, ma la benevolenza e l'apertura di cuore. Il futuro del mondo dipende da questo. Ce ne stiamo forse un po' accorgendo. L'ambiente, l'economia, la politica, la sanità, la Chiesa, tutti. È un sussulto che Dio sta dando a questo piccolo granello di terra su cui viviamo per dirci: accorgetevi di quanto vi amo e amatevi come io ho amato voi. La parola del Vangelo impatta con la realtà, con la nostra vita, con i nostri pensieri, sentimenti e diventa preghiera, diventa invocazione, diventa affidamento. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa e per il Collegio Episcopale, come successori degli Apostoli, il loro servizio sia di grande testimonianza
e indichi a tutti noi la vera via di chi segue Gesù, unico Maestro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, vera sposa di Cristo, in essa ciascuno viva e possa esprimere quelle dinamiche interpersonali che sono alla base di ogni relazione di cura vera, ricca di carità e di misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per ogni persona malata, imparando da Cristo, mite e umile di cuore, possa trovare nell'amore dei fratelli cura per la propria malattia, sollievo per le sofferenze, fraternità che apre alla speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie, possano essere ogni giorno e verso tutti scuola di vita umile, fiduciosa, serena nella speranza, improntata all'accoglienza di chi più soffre ed è povero o solo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli operatori sanitari, nella loro dedizione quotidiana alla persona malata, riescano sempre più ad arricchire la loro professionalità con la visione integrale dell'uomo che scaturisce dall'essere tutti figli di un unico Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli operatori pastorali della salute e per noi qui presenti, la parola del Vangelo che ci spinge a servire nella carità guidi i nostri passi nelle azioni di ogni giorno e ci faccia guardare con fede e con speranza alla vita eterna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per l'umanità tutta, la pandemia che sperimentiamo non sia solo sofferenza e dolore, ma sappiamo trasformarla in fraterna responsabilità e condivisione, nella riscoperta dell'essere fratelli tutti e di un rinnovato annuncio della speranza cristiana che non delude. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, o Padre, le nostre preghiere. Ascolta in particolare il grido muto, sofferto, strozzato che c'è nel cuore di chi sta veramente male e vieni incontro alla nostra debolezza. Tu che sei buono e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio e la memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli del mondo intero, vediamo al Padre e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un saluto di pace.
fa la comunione resta al posto e sta in piedi. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria, Vergine e Madre, e in segno di paterno gradimento, donaci l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Ora diamo onore a questa giornata di memoria dell'apparizione di Maria a Lourdes con un gesto che tradizionalmente esprime il nostro affetto di figli.
Maria ci ha invitato ad accogliere la grazia di Dio fino in fondo. A lei ci rivolgiamo perché soccorra la nostra debolezza, soprattutto quella interiore. Sostenga i fratelli malati nel loro dolore e ottenga a tutti una vita santa nel solco del dono di salvezza che ci viene da suo Figlio Gesù. Ora il celebrante, in rappresentanza di tutti noi, si recherà a rendere omaggio alla Vergine Immacolata. A lei vogliamo affidare le nostre intenzioni e raccomandare in modo tutto particolare gli ammalati, gli infermi, le persone sole e anziane. Uniamoci al canto. O Vergine Immacolata, salutata dall'angelo piena di grazia, da Dio Padre preparata, degna dimora di Cristo Redentore, intercedi per noi, tuoi figli. Accogli le preghiere e le suppliche di chi ti implora, soccorri la nostra debolezza, sostieni i fratelli malati nel loro dolore. Ottieni a tutti noi la santificazione per la nostra salvezza. Fa che possiamo un giorno contemplare le meraviglie dell'amore di Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. E ora
con tanta gratitudine a tutti voi, in particolare a chi ci ha accolto nell'ospedale maggiore, a chi ha reso possibile il collegamento con tante altre comunità e famiglie. Questa gratitudine diventa ora benedizione per il cammino che ci attende. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'Agnello Immacolato. A tutti voi che celebrate con fede la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.